Salve signori, ebbene, oggi andremo a trattare il tema degli OTE, delle Optimal Trade Entry. OTE. Gli OTE che li troviamo nei livelli 61. 61, 71, 79 e 88, signori. Ebbene, questi sono i nostri livelli Fibonacci che li troveremo e i quali ci aiuteranno per entrare a mercato. Ebbene, signori, voi dovete sapere che il market maker non opera mai, mai e poi mai seguendo le linee di tendenze, oppure guardando qualche strano indicatore o roba varia. Il market maker non gliene può interessare a meno, signori. Ebbene, come andremo a utilizzare i nostri OTE? Allora, innanzitutto dobbiamo dire che per trovare una compra o una venta il nostro Fibonacci andrà sempre messo da sinistra verso destra, sempre, 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 compra o venta il nostro Fibonacci andrà sempre da sinistra verso destra. Ebbene, signori, per usare i nostri livelli OTE, noi dovremo trovare i dip o i rally, che sappiamo che i dip sono tutte le discese che possiamo vederle quando la tendenza è bassista. Ebbene, e tutti i rally che quando la tendenza per il contrario è alcista. Ebbene, e quindi è in questi casi che noi andremo a usare il nostro Fibonacci per trovare queste confluenze qua del 61, 71, 79 o 88%, che sono dei livelli premium o discount in cui il market maker andrà a comprare o vendere, e quindi noi cercheremo sempre i nostri livelli ottimi per entrare a mercato. Ebbene, quindi come vi avevo detto, il nostro Fibonacci andrà sempre messo da sinistra a destra. E ora passiamo a fare un po' di esempi, signori. Poi questo qua vi devo dire che ragazzi dovete praticare, 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 praticare. Una, due, tre, quattro, cinque. Tutte quelle volte che siano necessarie perché dovete farli vostri, dovete interiorizzarli. Deve essere il vostro pane, deve essere il vostro pane di ogni giorno per operare nei mercati finanziari, signori. Allora, cerchiamo, vediamo, qua ci abbiamo, andiamo sul giornaliero, vediamo cosa possiamo trovare nel giornaliero. Adesso vi chiedo scusa che questo qua è tutto rigato e mi sembra che quando ancora ero stavo facendo delle prove varie e vedete. Adesso cancelliamo tutto, 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 tutto quanto perché niente di quello ci serve. E andiamo indietro, va. Andiamo indietro da qualche pezzettino. Ebbene, bene, bene, bene. Vediamo questo pezzettino qua. Per operare con le nostre Optimal Trade Entry, vediamo di come possiamo fare qua. Poi abbiamo il minimo, il massimo, e vediamo come in questa zona qua, adesso ve lo segno,
In questa zona qua, quasi fra il 62 e il 71, vediamo come è arrivato il prezzo ai nostri ote. Questo vuol dire, perché in questo caso abbiamo messo proprio sulle spike. Però se noi andiamo a mettere il Fibonacci proprio sui corpi delle candele, vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede. Vedete? Ci abbiamo che i livelli sono lì proprio al 79% del nostro livello Fibonacci. E quindi vedete che qua un'altra piccola accorgimento. Praticamente i nostri target possono essere molto bene i massimi o minimi anteriori, come in questo caso. Vediamo come il prezzo ha reagito. Diciamo che siamo entrati qua sul 60, sul 79, mettevamo uno stop loss sotto il minimo, 105 pips, per un totale di 308, ragazzi. Penso che sia un range di un reward di 1 a 3. Bene. Questo è per farvi capire. Adesso andiamo più avanti, vediamo il successivo rally e vediamo come il prezzo anche in questo caso è arrivato diretto al nostro 79%. Vedete quanto è preciso il 79%. In questo caso il Fibonacci lo potevamo usare anche nel livello successivo, in questo impulso. Inizia da qua, da questo livello qua, e vediamo come anche in questo caso ci abbiamo una reazione direttamente al pip, ragazzi, sull'88%. E in questo caso diciamo che mettevamo uno stop di 50 pips sotto e al massimo anteriore ci abbiamo la bellezza di 343 pips. Mi sembra molto molto bene. Cioè, poi se poi vediamo i diversi livelli che ci abbiamo come obiettivi a target, vediamo che tutti quanti sono arrivati, e questo trade di 50 pips stop loss ci ha dato un totale di 1098 pips, signori. Una marea. E allora noi andiamo avanti, continuiamo avanti a provare. Diciamo che ogni volta che un rally o un dip ci lascia, signori, non c'è problema. Noi non rincorriamo il prezzo, noi speriamo che finisca il rally o il dip e successivamente aspettiamo il rispettivo retrocesso. Aspettiamo il rispettivo retrocesso e entriamo a mercato. Facile e semplice, noi non andremo mai e poi mai a rincorrere il prezzo, perché poi ci troviamo a dover soffrire perché ne avremo una marea di drawdown, magari ci prende lo stop, e non è quello che vogliamo. Noi vogliamo delle entrate precise e non ci piace il drawdown. Anche in questo caso vediamo come possiamo usare il nostro Fibonacci. Vedete che qua è qui che inizia l'impulso, come potete vedere inizia qua, fin qua, quindi qua noi tracciamo i nostri livelli e vediamo come il prezzo arriva qua. Qua abbiamo questo blocco, lo andremo a trattare dopo nel blocco successivo. E vedete come anche in questo caso il prezzo reagisce nel 79%. E vedete come anche qua, anche in questo caso, il prezzo è andato direttamente al nostro target. Vedete come il prezzo è andato al target anche in questo caso. Signori, noi qua potevamo entrare nel 71, nel 79, fate voi. Mettevamo lo stop nel massimo, ci abbiamo 89 pips. E poi andiamo a vedere fino all'ultimo obiettivo, cioè abbiamo un totale di 1108 pips.
Non male, mi sembra. Quindi, bene, andiamo là, andiamo avanti. Bene, poi magari se vogliamo, come capire quando siamo in un retrocesso? Come capirlo? Come capirlo? Lo capiamo perché semplicemente il prezzo torna indietro. Impulso, retrocesso, impulso, retrocesso. In questo caso vediamo come siamo in una tendenza ribassista, quindi qua noi dovevamo sempre andare a cercare le vendite, sempre. Vediamo che qua in daily noi andiamo di preferenza sempre le vendite, signori. Ebbene, poi magari vediamo di fare qualche esempio con delle linee di tendenza. Possiamo tracciare qua, vediamo. Poi di qua ci hanno sempre detto che ogni volta che il prezzo tocca queste linee di, mi sembra che si chiamano supporto, resistenze dinamici, sì. Ogni volta che il prezzo tocca questa dovrebbe tornare dall'altra parte, e ogni volta che il prezzo la buca la linea, la buca, noi aspettiamo un retrocesso al pullback, come in questo caso pullback, e dovremmo entrare in compra. Ebbene, signori, qua vediamo che il prezzo è retrocesso. È vero che poi è andato un po' su, ma cosa è successo subito dopo? Cos'è successo? Tac! Vediamo che il prezzo li si è mangiato tutti quanti. I compratori sono stati tagliati fuori. E bene, noi come potevamo vederlo o prevederlo per fare un'entrata di quelle precise come a noi piace? Noi vediamo qua, impulso, retrocesso, impulso, retrocesso, impulso, retrocesso. Vediamo che qua rispetta le cosiddette linee di tendenza, la rispetta, diciamo, come direbbero loro, al PIB. Il prezzo è in un canale, e si muove là, e bla 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 bla, tutte quelle storie là, come possiamo vedere qua. Sì, siamo detto che il prezzo si mantiene dentro quel canale, e continuiamo a vedere che il prezzo rispetta, scende qua, ci fa quello che vuoi. Vi ho già detto, anzi qua non c'è, si chiama Token Dilemma, che vi lo farò vedere più avanti nel livello avanzato. Perfetto, signori. Allora, come noi potevamo prendere questa entrata? Vediamo, semplicemente facciamo impulso, retrocesso. Impulso, retrocesso. E quindi noi qua vediamo, diciamo che utilizzavamo questo livello qua per tracciarlo qui, vedete? E qui abbiamo i nostri livelli di stop. Vedete come è andata là sul livello 2, è arrivato quasi anche al livello 3 di stop. Però se noi prendiamo il Fibonacci e lo tracciamo di qua fin qua, noi sappiamo che il nostro prezzo non è mai, mai, mai arrivato a un livello premium. Quindi, se noi non siamo in un livello premium, noi non compriamo, noi no, non, noi non vendiamo, perché semplicemente il prezzo non è in zona di vendita. Allora, cosa vediamo? Se vediamo che qua non è arrivata premium, noi continuiamo a tenere questo inizio dell'impulso con quello finale che è qua. E tac, signori, cosa abbiamo qua? Cosa abbiamo in questo caso qua? Ci abbiamo che il prezzo è arrivato tac sul 87-88% di Fibonacci al PIP, signori, al PIP. Vogliamo vedere. Con uno stop sopra sono esattamente 49 pips. E vogliamo vedere che se il nostro obiettivo o il nostro target era il livello successivo, il minimo anteriore, ci abbiamo che abbiamo un totale di 300 pips, signori.
Vedete? E come vi ho detto qua, se noi non siamo, o no, se noi non siamo in premium e il prezzo in questo caso qua non è mai entrato in zona premium, quindi noi qua non vendiamo, non facciamo niente, operiamo un altro cross oppure rimaniamo flat, ma non facciamo niente, signori, fino a quando il prezzo ritorna alle nostre zone premium. Il prezzo è tornato alle nostre zone premium, è caduto, è andato giù, è crollato, signori. Vogliamo vedere fino a dove è arrivato? Bene, è arrivato al nostro secondo obiettivo. Al nostro secondo obiettivo, quanti pip sono? 433 pips. Per uno stop loss di quanto? 42. Facciamo 50 pips, va bene. E allora vedete quanto sia preciso, di quanto siano precisi questi livelli. E ragazzi, questo è tutto per adesso. Mi raccomando, fate molta, molta, molta pratica. Ricordatevi sempre dei livelli ottimi d'entrata, che sono 61, 70, 79, 88. Però quelli più importanti, che io li do più peso, e sempre al 79, l'88%, perché sono delle zone dove il prezzo è maggiormente a premium o discount. In più ricordatevi che il Fibonacci va sempre messo da sinistra a destra, sempre e comunque, sempre e comunque, e come voi già sicuramente lo sapete, già sicuramente lo sapete, tutte le discese sono dei rally. No, tutte le salite sono dei rally, tutte le discese sono dei dip, di rally, dip, rally. E il nostro Fibonacci andrà sempre, sempre, sempre messo in quella direzione, da sinistra a destra, sempre. Sinistra, destra, sinistra, destra. Ebbene, vediamo che. Se il prezzo è qua, ha fatto un rally e ha fatto il retrocesso, noi non siamo riusciti a prendergli il livello ottimo d'entrata, noi non andremo mai ad entrare nel successivo rally. No, no, signori. Noi siamo dei trader di precisione. Precisione, noi non rincorriamo il prezzo. Lasciamo finire il rally e aspettiamo il suo retrocesso, dove noi aspetteremo con tanta, molta, molta pazienza il suo rispettivo retrocesso, e dove andremo ad entrare in direzione del prezzo. Se il prezzo è in discesa, noi andiamo a cercare le vendite. Se il prezzo è in salita, noi andiamo a cercare le compre. Ricordatevi l'importanza che il Fibonacci va sempre a sinistra, a destra, in direzione del trend. Perché se noi facciamo che mettiamo il nostro Fibonacci in questo livello qua, nel retrocesso, non ci serve a niente, non ci servirà a niente, signori, perché noi non siamo a favore del trend. E quindi, se non usato bene il Fibonacci, può essere un disastro totale. E quindi è importante che voi capiate la direzione che c'ha il prezzo in un determinato momento nel quale voi volete operare. E con questo, signori, io vi saluto per oggi, è tutto.